Terzo ottavo di finale del Fight Club, Skoner, Juice Doc e Kain. E non è una sfilata di modelli, raga, è una battle di freestyle. Let's go. 3 minuti di 4 quarti. Parte Skoner, chiude Juice, lanciamoli tutti insieme. Si parte al 3, 2, 1, fa! Aspetta, cos'è che c'è scritto sulla maglia? Si parte al Sulle 3. mani! Outdoor purpose luxury appear. 2, 1, fa! Sulla mano bella alta, qua la situ è strana. In questo fine settimana siamo finalmente due Yes, del be. nord e uno del sud. Stasera sotterrone lo picchiamo all'americana. No, devi tirar fuori la cadrega, no? Tira fuori la cadrega! Tira fuori la cadrega! Gli facciamo lo scherzo della cadrega! Lo mettiamo là sopra! Sai cos'è che è qua a mi casa? Che sei tu che stai giocando nella mia casa. Fa sempre il razzista quando siamo in Nord Italia. Voglio vedere che succede se la situazione è contraria. Contraria, puttana. Ma se a Nord Italia ti ho scritto sempre a casa. Sono il freestyler meno bello, ma scopo lo stesso. Uso solo il mio intelletto. Devi stare molto attento, Kain. Siamo a Roma, questa è Italia Centro. Non ti chiamo Belle le Jordan, le uniche da donna. E sottolineo che non è un caso. Ditemi la rima con caso. Qualcuno ti aveva ascoltato, mi fa le seghe. Insulta le mie Jordan quando è l'unico che si compra le Jordan al gusto di zuppa inglese. Super Da una parte inglese. abbiamo il milanese che si vanta per lo stile e per le scarpe. L'altro il pugliese che fa le cose malavitose e fa l'unico bergamasco che paga le tasse. Sapete di 10, capisci sopra i quarti vali quanto le mie feci. Adesso voglio sapere di cosa sanno un paio di Jordan. È arrivato il cosplayer di Beppe Fetish. Rimani in piedi, testa di cazzo. Io sto improvvisando. Sono venuto qui perché Mister ha detto che c'è il condizionatore per il caldo. Che bastardo, ci casco! Sì, va bene, però siete degli stronzi. Fate le domande, aspetta, rispondi. Io lo so di che cosa cazzo sanno le Jordan. Sanno di non ho abbastanza soldi. Ah, questa è un botto. Lo capisci che ti spacco in situazione. Mi hanno detto che c'è il condizionatore. Scivolavo, raga, era il sudore di problem. Il sudore di problem, no. Frate, questa sera tu lo sai che ti suicidi. Io non so che cosa dici. Non è il sudore di problem, è la tua passione dopo che mi sfidi. Sì, va bene, frate, ma sei un coglione. La mano alta per il gioco è l'improvvisazione. La bamba costa tanto, brother. Io ho sconfitto quella. Cosa cazzo sarà mai Stoner? Ah, ma queste non lo mette. Ha sconfitto la bamba ed è rimasto sotto con le sigarette. Come funziona con la rima? Io nella Una vita cosa sono per una volta. droga e nel mio caso si chiama figa. Si chiama figa, ma non la vendi da parecchio. Perché, frate, se mi sfidi tu sei molto peso. Sei così tanto maranza quando vieni a questo evento che se uno ti chiede l'orario tu gli esci il suo coltello. Sì, va bene, perché bravo. Lo so che lo faceva e che mi applicavo. Sono come l'ultima sigaretta di Zeno per te. Perché devi uscire all'ottavo. Ah, tu di figa ne rimani senza. Non Non l'ho parlare mai di letto Zeno quel libro. stasera. Avevo iniziato a leggerlo, però non l'ho mai finito. C'entrava con Non l'ottavo. hai coscienza? Come funziona con la rima? Non vedo da tanto la figa. Guardala, è là, sta in prima fila. E vabbè, stai in prima fila, che cazzo me ne frega. Tu giustamente mi puoi fare una sega e non ci credi. Bella sta sfidando i pugliesi. È la mafia del nord, oggi è solo grazie al sud che rimarrà in piedi. Ma cosa dice sto schifo? Sta sfidando i pugliesi, non mi sono mica convertito. L'unica regione del sud che non ha una mafia decente. Oh mio Dio, esce Juice Dog, ammazza, ammazza, ammazza davvero. 2, 1, fa. Yes, ho rime rigide, le tue confronto a me sai che sono ridicole. Ho troppo caldo, sai che ho superato il limite. Non vedo l'ora di finire il prima possibile. Ah, non ci siamo, è così sudato che dopo che gli ho dato la mano sembra che mi fossi venuto sulla mano. Ah, ti dico aspetta, c'hai i pantaloni con le prese d'aria, se no non gli prende aria la testa. Non li prende aria la testa, tu scemo di merda, fra stai potendo la testa, ma sei soltanto un finocchio, fratello, cadi di sotto. Fratello, sai che io sono così sudato che ogni tuo insulto mi scivola addosso. Devi stare attento alla merda, 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 alla merda,
tempo con la merda ti spacco, frate, un complotto in questa merda, c'ho la rima mesta, fratello ti fotto. Uè, parite, esci da questo corpo! Lo devi stare, è solo zitto. Io preciso come Pirlo, a fanculo lo indirizzo. Mi sfida, mamma mia! Uno contro uno batte tutti, due contro Kaino, fra non serve manco dirlo. Ah, ma quale manco dirlo? Ti dico che sei bello. In questa merda, frate, non ci credo, fra. C'ha maglietta Dolly Noir che è una pecora nera, ma stasera con 50 euro c'ha una nera pecora. C'è una nera pecora, besti cazzi, tu sei uscito. Buon prezzo, buon prezzo. Solamente più tardi, ma io ti dico sti cazzi, frate, non devi preoccuparti. Stasera hai perso contro Kain, fra, succede a tutti quanti. Ah, succede mamma a tutti mia! Quanti. È normale, perdo contro Kain, ma vinco con sua madre. Perché non è cresco nella piazza. Uè, Kain, ridai il piercing a Lazza. Ha vinto Kain, però. Però ammazza, Ammazza, se Kain. Vabbè. Penso che Skoner avrebbe passato contro chiunque l'ottavo, ma Kain è stato devastante. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Raga, mi sto casando di brutto questo Fight Club, mi sta casando di brutto. Quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate quel like, perché ci stiamo spaccando di brutto, mamma mia, non vedo l'ora che escano. Ma forse sono già usciti gli ottavi nuovi. Vabbè, sti cazzi, se ci sono domani ci reagisco. Se ci sono altri contest ditemelo, che cerchiamo di buttare tutto dentro. Dai, forza, ci vediamo, bella raga.